Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Mara Venier diffidata dall'amica Romina Power, la conduttrice di Domenica ininterrompe la diretta e la reazione è da Oscar. La dura legge dello spettacolo non conosce l'amicizia? A rispondere a questa domanda potrebbe essere Mara Venier che, alla vigilia della puntata di Domenica in del 2 ottobre, è stata diffidata da Romina Power che, nelle precedenti edizioni del programma di Rai 1, è stata più volte ospite raccontando anche i grandi dolori che porta nel cuore come la morte della sorella. A svelare tutto, in diretta, è stata la stessa Venier la cui reazione ha conquistato il pubblico di Rai 1. Ma qual è il motivo che ha spinto Romina Power a diffidare la Venier? Pare la presenza in studio di una persona legata all'ex marito Albano Carisi. Mara Venier e la diffida di Romina Power, il pubblico apprezza la reazione della conduttrice di Domenica in. Tra gli ospiti della puntata di Domenica in del 2 ottobre c'è stata anche Loredana Leciso, legata da anni ad Albano Carisi e che, ai microfoni di Mara Venier, si è raccontata, ma si è anche emozionata, parlando della propria vita e dei figli Brigitta, nati da una precedente relazione, Jasmine che sui social si mostra spesso in tutta la sua bellezza e Albano Junior, frutto del suo amore con il leone di Cellino San Marco. LS presenza di Loredana Leciso a Domenica in potrebbe aver spinto Romina Power a diffidare Mara Venier per evitare che si parlasse di lei durante l'intervista di Loredana Leciso. Non dobbiamo nominare. Non si nomina proprio, se no ci querelano, e ha precisato. Preferisco non nominare Romina perché siamo state diffidati dal fare il suo nome. Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara, le parole dalla Venier la cui reazione nei confronti di Romina Power che, insieme alle figlie Cristelle e Romina è stata ospite di Verissimo, trasmissione rivale di Canale 5 nella domenica pomeriggio. Dopo le parole della Venier, l'intervista è andata avanti, ma prima di continuare a raccontarsi a 360 gradi, la Leciso si è scusata. Sono mortificata per questo. Mi dispiace, non volevo arrecarti questo fastidio. Oggi però è il compleanno di mio papà e, senza togliere nulla a Romina, preferisco fare gli auguri a lui. Le parole della Leciso che è stata apprezzata dal pubblico anche per la semplicità con cui si è raccontata nel salotto di Mara Venier. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.